Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. In questo periodo abbiamo parlato degli antagonisti nel gioco di ruolo e nel video della settimana scorsa abbiamo detto quanto sia importante che questi specifici PNG abbiano delle motivazioni chiare e precise che permettano ai giocatori di relazionarsi con loro, di capire quale sia il loro scopo e fondamentalmente in questo modo dare senso alla campagna. Ovviamente però questo discorso non si limita solo agli antagonisti della quest, anche i PG stessi devono avere delle motivazioni chiare e sufficientemente lineari per permettere al master di comprendere cosa sia quel PG e come integrarlo nel racconto più ampio. Se le motivazioni sono così importanti sia da una parte che dall'altra dello schermo del master, però a questo punto la domanda nasce spontanea: quali sono queste motivazioni? Nel video di questa settimana andiamo a parlare proprio di questo: quali sono le motivazioni archetipali che sono le migliori da utilizzare sia per i personaggi giocanti che per quelli non giocanti, in modo da rendere la storia migliore e più semplice da portare al tavolo. Immagino già che qualcuno, quando ha letto il titolo del video, abbia cominciato a dire: ma come quattro motivazioni? Le motivazioni che muovono un personaggio all'interno della storia sono potenzialmente infinite, la creatività, la fantasia. Non state scrivendo un romanzo. Sì, è vero, potenzialmente ci sono infinite motivazioni che un personaggio può avere, ma quando parliamo del gioco di ruolo, cioè un'opera di creazione che viene fatta in maniera praticamente improvvisata da delle persone che non sono dei professionisti della recitazione e intervallata da lunghi periodi tra una sessione di gioco e l'altra, per evitare che le cose raggiungano una complessità insostenibile, anche le motivazioni dei personaggi, come molte altre cose, devono essere lasciate semplici. O meglio, in questi casi si usa dire semplici da spiegare, ma difficili da ottenere. Motivazioni troppo complicate per i personaggi potrebbero creare dei problemi poi nel mantenere la continuità e la verosimiglianza della narrazione, anche solo per il fatto che sono estremamente difficili da ricordare a distanza di tempo. E difficili sia per i giocatori che per il master introdurle nella storia in maniera diegetica senza che il tutto devolva in un lunghissimo spiegone. È appunto per questo che è meglio limitarsi a qualcosa che sia molto facile e veloce da spiegare, immediato da comprendere, ma che sia all'interno del mondo di gioco effettivamente molto complesso ottenere per quel personaggio, in modo che si abbia un motore che giustifichi tutta la narrazione all'interno della quest, senza però che la gente debba prendersi appunti su chi sono e cosa vogliono le persone intorno a loro. Proprio per questo, la cosa migliore da fare è semplificare le cose applicando le quattro motivazioni fondamentali. Quali sono quindi queste motivazioni fondamentali? Vincere, fermare, scappare, recuperare. Dette così sembrano decisamente autoesplicative, ma come sempre le cose nella pratica sono un attimo più complesse di come appaiono. Vincere è apparentemente il più banale, l'obiettivo di qualunque personaggio è vincere in quello che vuole fare, ma in questo caso parliamo di una vera e propria vittoria contro qualcuno o qualcosa. Potrebbe trattarsi di una vera e propria vittoria militare, il personaggio vuole conquistare il regno, ad esempio, che facciamo molto spesso, ma potrebbe essere anche una vittoria contro uno specifico nemico, il personaggio vuole uccidere l'uomo con sei dita per vendicare la morte di suo padre.
non necessariamente però è un conflitto armato, potrebbe essere una competizione sportiva, un sacco di storie di sport si centrano sul fatto che la squadra deve vincere la partita determinante. Potrebbe anche essere un concetto relativamente astratto, il personaggio si allena per diventare il più potente spadaccino del mondo, il più potente mago del mondo e quindi vincere il primato rispetto agli altri. Quando si parla di fermare, invece, siamo praticamente sul lato opposto. Il personaggio deve impedire che qualcosa si verifichi. Si differenzia dalla vittoria perché la vittoria normalmente è riferita verso qualcuno o qualcosa, mentre fermare è riferito a qualcosa di più generico. È un classico trope motivazionale delle storie dei supereroi. Molto spesso il supereroe non deve sconfiggere il supercattivo, vuole impedire al supercattivo di portare a termine il suo piano. Ma allo stesso modo, il personaggio potrebbe non essere interessato a sconfiggere il malvagio barone, lui vuole semplicemente impedire che le armate distruggano il suo villaggio o vuole impedire che altri facciano qualcosa, ma senza che ci sia un'entità che sia l'obiettivo di quello che vuole fare. Scappare è la classica motivazione della storia horror. Il personaggio è in un qualche tipo di situazione da cui vuole allontanarsi. A seconda del tipo di storia che state raccontando, potrebbe essere una fuga vera e propria. I personaggi sono stati chiusi in fondo al dungeon e devono riuscire a scappare di nuovo in superficie. O potrebbe essere una fuga più morale. Il personaggio è nato in estrema povertà e quindi va all'avventura per sfuggire alla propria miseria. Potenzialmente questa motivazione potrebbe essere totalmente interna al personaggio, senza nessuna relazione con un'altra entità all'interno della storia. Il personaggio parte per l'avventura per sfuggire alle proprie responsabilità. Non c'è qualcosa di specifico da cui debba sfuggire. Per quanto riguarda recuperare, sarebbe più corretto dire recuperare e procurare. Il personaggio deve ottenere o riottenere qualcosa che gli è stato tolto o qualcuno, o al contrario, deve procurare o portare qualcosa o qualcuno in uno specifico posto. Questo probabilmente è uno dei trope più diffusi all'interno del fantasy. Dal molto classico e banale, dobbiamo andare nel dungeon per arraffare il tesoro o per salvare i prigionieri, a storie molto più lunghe e complesse come bisogna portare l'unico anello nella caldera del Monte Fato, bisogna recuperare tutti i pezzi dell'artefatto magico per ottenere qualunque cosa cercassero di ottenere in Shannara. Anche in questo caso, come per tutti gli altri, non si tratta necessariamente dell'ottenere o del procurare qualcosa di fisico. Il personaggio potrebbe cercare di ottenere l'amore della sua amata, potrebbe cercare di portare la speranza nel cuore delle persone. Quale tra queste sia la motivazione migliore per lo specifico personaggio, ovviamente sta a voi come giocatore o come master in base al tipo di storia che state raccontando. Aggiungiamoci anche che non è strettamente necessario limitarci a questo, come abbiamo detto all'inizio, le motivazioni sono potenzialmente infinite. Queste però sono le quattro che sono fondamentali e archetipali nella letteratura in generale, quindi immediate da comprendere e che hanno la maggior potenziale di complessità nella risoluzione. È possibile che nel gioco specifico a cui state giocando voi in questo momento ci siano delle opzioni migliori per lo specifico. Qua stiamo parlando in termini generali. Diciamo che però finché vi limitate a queste quattro, qualunque cosa voi stiate facendo, molto probabilmente c'è un modo per adattare una di queste a quello che vi serve. Però non voglio fare andare questo video troppo oltre, quindi vi
Diciamo che per questa settimana terminiamo qui. Adesso la questione sta a voi. Scrivetemi qua sotto nei commenti se voi utilizzate queste motivazioni, se avete utilizzato altre motivazioni, magari usate un metodo totalmente diverso. Scrivetemi tutto. Come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Abbiamo recentemente aperto dei canali social, quindi in descrizione troverete anche i link a Telegram e a Discord della community del Master CAE. C'è gente che sta facendo discorsi particolarmente interessanti lì sopra. Iscrivetevi e schiacciate sulla campanella se non volete perdervi i prossimi video. Iscrivetevi e schiacciate sulla campanella se non volete perdervi le notifiche. Io sono il Master CAE e noi ci vediamo nei prossimi video.